una pagina esaltante per questa amministrazione comunale, perché mettiamo e aggiungiamo un tassello importantissimo a quella che è il nostro obiettivo che vogliamo perseguire e che abbiamo annunciato e preannunciato durante la nostra campagna elettorale, quella di fare la differenza. Fare la differenza nella raccolta differenziata significa fare la differenza nel migliorare la qualità della vita a Foggia, perché ritengo che i foggiani non sono inferiori agli altri cittadini del resto d'Italia. I foggiani non sono stati messi in condizione di fare la raccolta differenziata e quindi è imputabile esclusivamente a un cattivo governo del centro-sinistra che mi ha preceduto e che ha lasciato danni e disastri anche ambientali. Lo voglio denunciare per rigettare con forza a coloro i quali dimenticano la loro gestione, a coloro i quali non perdono occasione per denigrare questa amministrazione comunale che la raccolta differenziata l'ha avviata e la vuole perseguire. E quindi basta farsi un giro a passo breccioso per capire il disastro ambientale che abbiamo ereditato. Abbiamo ereditato, e dico abbiamo, ci metto anche il neopresidente della regione, Michele Emiliano, nonostante ecco, sia di colore opposto al mio, ma posso ben comprendere le difficoltà che oggi sta vivendo il neopresidente Michele Emiliano, che ha ereditato una cattiva gestione nell'ambito del ciclo dei rifiuti su scala regionale. E quindi questo ritengo che sia un segnale di inversione di tendenza dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto io mi auguro dal punto di vista culturale, perché faccio l'ennesimo appello ai miei cittadini: la raccolta differenziata non la fa esclusivamente l'ANIO, che ringrazio per avermi accompagnato nell'ecomondo di Rimini, per aver accolto insieme a Comieco la mia pressante domanda di creare questo accordo, grazie anche all'ANCI, dove io ho l'onore di essere collocato nel direttivo dell'ANCI. Ecco, queste sono le occasioni dove ANCI con anche ecco, il CONAI si possono creare quelle sinergie per creare quelle migliori condizioni della vita, perché ritengo che la differenza si fa con la differenziata, la qualità della vita si ottiene se riusciamo a cambiare la cultura dei nostri concittadini, che sono convinto e straconvinto che i foggiani non sono inferiori agli altri cittadini d'Italia, ma i foggiani non sono stati messi nelle condizioni di fare quel salto e quel cambio culturale che ritengo abbia questo paese e questa città tutte le condizioni e tutte le caratteristiche per raggiungere traguardi ambiziosi. E noi vogliamo raggiungere questi traguardi ambiziosi e probabilmente questa nostra ritengo credibilità nel perseguire questo cammino, per aver cambiato la rotta, per aver voluto investire insieme all'AMIO in questa direzione, di voler chiudere su questo territorio il ciclo dei rifiuti, così come ho anche anticipato nel piano di assestamento, già programmando, perché significa programmare, la gestione dei rifiuti non si fa da oggi a domani, ma si fa con una programmazione e con impianti a sostegno di questa programmazione. Quindi vorrei ricordare il piano triennale dei lavori pubblici, l'impostazione che voglio creare quelle condizioni in modo tale che questo territorio sia autonomo e non sia condizionato da quella società che, ahimè, con quell'impianto sta creando notevoli problemi alla collettività lucerina, ma anche e soprattutto a quella foggiana. E quindi rientra nella visione, nella programmazione di un ciclo dei rifiuti dove abbiamo l'obiettivo di raggiungere
delle vette ambiziose per la raccolta differenziata, e lo facciamo soprattutto con questo investimento considerevole nell'ambito della raccolta della carta dei cartoni, per avviare quel cambio culturale, perché penso che se noi chiediamo di intensificare la raccolta della carta del cartone, è un primo segnale di cambiamento. Il cittadino inizia ad abituarsi a collocare la carta e il cartone in contenitori diversi, e questo mano a mano può essere raggiunto anche con altre sostanze, da quelle organiche, da quelle inorganiche, ecco, dalla plastica e così via, dal vetro. Quindi è il primo step importantissimo. Ecco perché faccio appello, e sono convintissimo che i cittadini di Foggia sono cittadini civili. Questa è la vera sfida, che non deve interessare solo questa amministrazione, o deve interessare solo a chi in questo territorio è diventata leader come la Puglia Recupero, che ringrazio per la presenza e per il contributo che sta dando per raggiungere questa finalità, così come ringrazio il presidente del Comico. E voglio dire che questa sfida è una sfida che non riguarda solamente gli attori intorno a questo tavolo, ma riguarda all'intera città di Foggia, riguarda soprattutto i cittadini. È una sfida che dobbiamo abbracciare insieme, perché non può essere solo il Comico, o solo l'AMIU, o solo l'amministrazione comunale, o solo la Puglia Recupero a raggiungere questo obiettivo. Questo obiettivo lo possiamo raggiungere se Foggia e i foggiani riescono a fare la differenza. Io sono fiducioso che i foggiani, chiamati con forza, vedendo che vi sono segnali positivi, ecco, gli stessi foggiani possono guardare in maniera positiva e possono convertire quella cultura che molte volte in maniera semplicistica gli viene etichettata. Perché dico in maniera semplicistica? Perché molte volte, ecco, siamo noi stessi a denigrare Foggia, a denigrare i nostri cittadini. Io ritengo che Foggia detiene le persone, le qualità e il cambio culturale per affrontare questa sfida. E sono fiducioso, lo ribadisco, perché i foggiani sapranno interpretare in pieno questa sfida. E quindi l'auspicio che i foggiani facciano la propria parte, facciano la differenza per far vincere Foggia, affinché Foggia sia una grande città del Mezzogiorno d'Italia in termini di qualità di vita, perché la qualità della vita si misura con la differenza.